Cuore di Raffaele, mai ha preso piede a macchia d'olio nel nostro territorio questo progetto straordinario che nasce proprio, prende il nome dal ragazzino che è deceduto nei banchi di scuola, dal nome Raffaele Barresi. Un progetto che è nato grazie a Sara Pettinato, grazie alla sua esperienza, grazie alla sua professionalità, presidente della Commissione Sanità nel Comune di Catania. Allora, dottoressa Sara Pettinato, questo progetto finalizzato per aiutare tanti ragazzi, per aiutare anche i grandi, ma per sensibilizzare tutti i bambini, tutti i ragazzi, tutte le scuole, ma la nostra comunità che è veramente, veramente tanta, deve essere sensibile anche per questo progetto straordinario. Ne vogliamo parlare un attimo? Intanto grazie per le belle parole utilizzate nei miei confronti. Io non penso di essermi inventata niente di nuovo, ma semplicemente a seguito di questo episodio, ovviamente sono episodi che possono succedere. L'arresto cardiaco oggi è più frequente di quanto si possa pensare e non ha soprattutto età questa evenienza, perché è proprio un problema elettrico. Il cuore ha bisogno di un impulso elettrico. Quando questo impulso viene a mancare, ecco lì che bisogna avere a portata di mano un defibrillatore e bisogna soprattutto avere chi lo sappia usare. Quindi da quest'evento drammatico si è pensato di farne un vero e proprio progetto. E come ormai ho imparato a dire io, che Raffaele non ci ha lasciato, ma ha lasciato una traccia. Quindi da qua abbiamo dato un senso a questo evento e soprattutto l'hanno dato i suoi genitori, l'ha dato la sorella, che hanno tratto quel minimo di beneficio nel ricordare il figlio, perché ovviamente queste sono situazioni che lasciano un dolore per sempre. Però è anche vero che dare un senso, dare un motivo a tutto quello che è successo. La cosa bella è che questo progetto, io dico che è esploso perché oggi ne parlano tutti, e soprattutto significa sensibilizzare i ragazzi. Perché è fatto ai ragazzi dei licei? Uno, perché Raffaele aveva proprio 16 anni, guarda caso il brevetto per l'utilizzo del defibrillatore è possibile conseguirlo dai 16 anni in su. E altro motivo fondamentale è la vulnerabilità di questa età, perché sono proprio i ragazzi più giovani che sono sottoposti al maggior rischio di eventi avversi, quale può essere il trovarsi davanti a un incidente stradale, davanti a un'emorragia, una frattura. Quindi sapere anche cosa fare nell'attesa dei soccorsi specializzati, quindi anche come chiamare il soccorso e comunque dare il primo soccorso. Infatti questo progetto prevede non solo il rilascio del brevetto per l'utilizzo del defibrillatore, ma 12 ore precedenti a queste 6 ore per proprio il primo soccorso, per avere delle nozioni di primo soccorso, che non sono solo nozioni, perché oggi questi enti formatori possiedono dei manichini che simulano perfettamente anche quello che è, per esempio, l'ostruzione delle vie aeree, quello che è un arresto respiratorio. Come si suol dire, il defibrillatore è importante, però in effetti sono le mani che salvano una vita, perché vuoi che le applichi su chi è che sta male, vuoi che sai utilizzare un defibrillatore, ma tutto dipende da noi. Quindi la sensibilizzazione di questi ragazzi, quindi questo cambiamento culturale all'importanza del bene della I salute. ragazzi come hanno recepito questo bel Allora, i messaggio? ragazzi sono fantastici, perché i ragazzi vorrebbero farlo tutti, ed è a me piace sognare, piace pensare in grande, perché a sto punto, visto che c'è stata la risposta dei dirigenti scolastici, c'è stata la risposta delle istituzioni, guarda caso oggi avere il defibrillatore mentre prima rientrava tra la legge per la sicurezza, quindi l'importante nei posti di lavoro è che c'erano una, due, tre persone formate. Oggi non solo sì, il defibrillatore è importante averlo nelle scuole o comunque in quei luoghi ad alta densità di persone, ma
La legge, che sta per diventare decreto legge, prevede che sia nelle piazze, sia sugli autobus, sia un po' dovunque, oltre che nelle palestre, proprio diventa un requisito di legge. E l'altra cosa importantissima è che oggi è stato depenalizzato l'uso del defibrillatore, cioè lo può utilizzare chiunque. Questo perché a volte ci si spaventava ad avvicinarsi a un defibrillatore, perché capitavano quei casi che magari si muore perché si doveva morire, e allora partiva una richiesta risarcitoria. E quindi, per evitare questo, cosa che magari a oggi non è successa, ma potrebbe succedere, è stato depenalizzato l'uso. Ma quello che noi vogliamo insegnare ai ragazzi non è tanto al preservarsi loro da eventuali richieste risarcitorie, quello di insegnare l'importanza del bene della salute.